Intanto comincio le presentazioni così ci portiamo avanti. Alla mia destra abbiamo Peter Barron, direttore delle relazioni esterne di Google per l'area Europa, Medio Oriente e Africa. E lo ringraziamo molto, è venuto a Perugia oggi e riparte domani e questo è l'unico panel a cui parteciperà, quindi cogliete l'occasione se avete qualche domanda per porla, in questo panel. Alla mia sinistra invece il nostro primo keynote speaker del festival che questa mattina ha parlato alla Sala dei Notari, Matthew Ingram del network GigaOm. E non so se ha la palma del relatore che viene da più lontano, ma viene da Toronto e sicuramente è uno di quelli più lontani. Ancora alla mia sinistra, Claudio Giua del gruppo L'Espresso e poi Claudio ha anche un altro incarico nell'associazione degli editori dei giornali su scala europea, poi ci dirà meglio nel suo intervento. È appena arrivato e adesso si accomoderà sempre alla mia destra, Luca De Biase del Sole 24 Ore. Ok, perfetto. A questo punto io introdurrei la conversazione sul tema Google amico o nemico dei news media con una domanda a Peter Barron rispetto all'accordo che Google ha sottoscritto con gli editori francesi. Vi ricorderete, se avete seguito le notizie degli ultimi mesi, il presidente francese Hollande era intervenuto sugli editori e su Google perché trovassero un accordo ed evitassero un intervento del governo su questa disputa. E poi un accordo c'è stato, se ne è parlato anche sui giornali italiani, a mio avviso anche con qualche interpretazione non perfettamente corretta, quindi credo sia utile che Peter ci racconti meglio questa vicenda. E poi su questa apriamo un primo giro di tavolo. Grazie. Thank you very much. Thanks, Luca. And I should say, actually, this is not the only session I'm doing. I'm Ah, actually doing one tomorrow morning as okay. well. So Sorry. if you miss your chance this evening, you've got another chance tomorrow morning, 10:30. Yeah, so You should speak more I'll closely. speak more closely to the microphone. So, yeah, a word or two about the French agreement. So the agreement with the French publishers is fundamentally a business agreement, and it's really around Google's advertising platforms and ways of collaborating around those platforms to help the French publishers monetize their content more effectively. And as part of it, there is a digital innovation fund, and I think that has been much commented on, and I certainly have been asked many questions about it since it was agreed. I think to assume that such a fund is going to exist in other countries would be wrong. But in terms of the kind of help that we're keen to offer to news publishers, both in terms of business agreements aimed at improving monetization of content and at helping the news industry make the transition to digital through stimulating digital innovation, we are very actively engaged in that in many countries around the world. Claudio, raccontaci qual è il tuo ruolo all'interno dell'Associazione Europea degli Editori e qual è il tuo punto di vista? Era già acceso, non so se. Ah, eccolo. Buonasera. No, io mi occupo di sviluppo e innovazione per il gruppo Espresso e lavoro con alcune associazioni, dalla FIEG in Italia, la Federazione Italiana degli Editori, all'OPAL, Online Publishers Association, che è l'Associazione Europea degli Editori, la filiale europea di OPA, che è un'associazione importante negli Stati Uniti e anche in UK. E poi altre associazioni, EMMA, ENPA, eccetera. Quindi lavoro molto a livello europeo. La posizione degli europei sul tema Google, diciamo che col tempo è diventata una posizione unitaria, cioè in tutti i paesi europei più o meno, con ipotesi di soluzioni diverse, si ritiene che la posizione di Google non sia una posizione che
che gli editori possono accogliere nel modo in cui Google la pone. Nel senso che riteniamo che nel momento in cui i contenuti editoriali finiscono sulla rete, questo avviene in termini di nanosecondi, perdono praticamente tutte le proprie caratteristiche storicamente legate ai diritti che sono collegati a Google, ai contenuti. E da quel momento non c'è più nessuna possibilità di avere una remunerazione adeguata a quello che è stato il costo che aveva portato alla realizzazione di quei contenuti. In particolare, diciamo che in Europa ci sono state quattro azioni molto importanti su questo fronte. Una prima azione è stata proprio in Italia, alcuni anni fa, circa quattro anni fa, portata avanti appunto dalla Federazione Italiana Editori e Giornali, presso la nostra Authority Antitrust, che si è clusa con due soluzioni importanti a livello globale, che consentono adesso comunque agli editori e a chiunque abbia dei propri contenuti sulla rete di poterne fare di averne un controllo anche successivo alla pubblicazione. E questa era una cosa che prima non era di fatto possibile. Una seconda cosa era sulla remunerazione di questi contenuti. Per esempio, un blogger che aveva un contratto con Google con AdSense non sapeva nel corso del tempo come veniva modificato il suo tipo di contratto e quindi quale percentuale del 100 che veniva dato dall'advertiser gli tornava indietro. Adesso lo sa. Quindi questi sono due risultati che poco hanno a che fare col business editoriale in senso stretto, ma che sono stati ottenuti. Poi altre azioni ci sono a livello europeo, stiamo attendendo la conclusione di una azione presso la Commissione europea, portata avanti da Almunia, quindi antitrust, e poi ci sono state diciamo almeno tre situazioni ulteriori in altri tre paesi. Una in Belgio, un'azione portata avanti a livello di magistratura ordinaria, quindi con una causa vera e propria, che ha portato diciamo a una decisione della magistratura di retribuzione da parte di Google dei contenuti pubblicati dagli editori, in questo caso di lingua fiamminga, se non mi ricordo male, e Google, come diciamo risposta, ha immediatamente tolto dalla propria indicizzazione i contenuti di questi editori, e subito dopo questi editori sono stati costretti a rimetterli perché il danno che ne subivano era troppo ampio. La seconda azione è quella a livello francese, di cui ha parlato poco adesso Barron, che è un'azione concordata di fatto tra il presidente Hollande e l'ex CEO di Google, Eric Schmidt, i quali hanno, d'accordo con un gruppo di editori francesi, non tutti gli editori, ma solamente gli editori di alcuni giornali, per esempio Le Monde è escluso da questo accordo, hanno concordato una cifra di 60 milioni in un periodo che dovrebbe essere di 3 anni, ma potrebbe essere di 5, questo non c'è chiarezza, durante i quali, se vengono utilizzati degli strumenti che Google mette a disposizione degli editori, questi strumenti tipo AdSense piuttosto che Google, non so, Play, piuttosto che Google Analytics e quant'altro, l'utilizzo di questi strumenti consente in modo concordato di avere un ritorno che evidentemente, secondo noi, secondo il giudizio di altri paesi, noi, i tedeschi, gli olandesi, eccetera, è più o meno quello che dicono i francesi, una jean de poche, è una poco più che una mancia agli editori, perché 60 milioni in 3 anni per tutti gli editori, o 5 anni per tutti gli editori francesi, significa che il più grosso editore probabilmente porterà a casa in pochi anni qualche milione, insomma, che è una cosa veramente da poco. La posizione su cui noi italiani ci riconosciamo in maniera più precisa è la posizione degli editori francesi, degli editori tedeschi. I tedeschi hanno, avendo una ampia, diciamo, trovato un'ampia maggioranza parlamentare, hanno ottenuto in Germania, con due decisioni, prima del Bundestag e poi del Bundesrat, l'ultima di poco più di un mese fa, di avere riconosciuto un diritto collaterale, così viene chiamato, legato al contenuto indicizzato e pubblicato nelle risposte di Google quando si fa una query, in cui si dice che a parte una minima
minima viene tradotto dai editori francesi, dai editori tedeschi, come al massimo 5 parole, non di più. Minima parte che è comunque non coperta da diritti, qualsiasi cosa in più venga utilizzata da Google, ma non solo da Google, ma anche da qualsiasi, e questo forse è ancora più importante, qualsiasi aggregatore che utilizzi i contenuti editoriali, deve corrispondere delle fee, deve corrispondere delle quote agli editori stessi. Questa legge è ora in fase di firma da parte della Presidenza e del Governo, ci vuole una doppia firma, credo che entrerà in vigore entro pochi giorni o poche settimane, e da quel momento vedremo cosa succede. Io mi aspetto ovviamente da parte di Google una risposta altrettanto forte quanto quella che hanno avuto in Belgio un paio d'anni fa, e evidentemente si aprirà un contenzioso e questo porterà a qualche diciamo chiarimento su quali siano i diritti che vanno rispettati da parte di tutti, non solo da Google, evidentemente sulla rete. Ok, questo panel è un po' pensato come un confronto tra i nostri relatori e Google, e anche tra voi e il pubblico, soprattutto da chi ha interessi o comunque opinioni rispetto a questo dibattito e vuole stimolare Google a darci maggiori informazioni per convincerci che stia dalla parte giusta. Quindi farei proprio un botta risposta tra domande aperte da chiunque e anche da voi, e quindi farei anche rispondere ogni volta Peter, quindi prima di passare alla prossima domanda Peter rispondi pure, replica. Thank you. Yeah, and perhaps I can just come back. I mean, Claudia made a lot of points there, and obviously we could talk all night on many of those points. But I think if you look at you mentioned various cases, both antitrust cases in Europe and US, and various cases in other countries. And I think if you look at the pattern across all of those, we have sought to be very cooperative both with the publishers and with the authorities to seek resolution in those cases. And in many cases, they have been resolved, or are close to being resolved. But I think you mentioned towards the end there the key question of copyright. And we don't think it's right to pay for snippets or for the parts of text that appear in Google News. And it's worth just saying a word about how Google News works. The entire purpose of Google as a search engine is to help people find content that people post willingly on the web. So presumably news organizations post their content on the web because they want people to find that, and Google is very effective at finding that content. So we do take a small snippet of that content, and that's what you see when you go to Google News. By the way, there's no advertising on that Google News page whatsoever. And as soon as you click on that snippet, you go straight through to the publisher of the content, whether that's Espresso Group or any other newspaper group around the world. And we're sending about 6 billion clicks a month through to publishers' websites in that way. And that generates revenues for the news industry of around about $7 billion a year. In 2012, $7 billion. So our view is that that's a fantastic way of generating readers for news articles, and every single one of those clicks is a business opportunity. And by the way, we are very actively engaged in working with the publishers in making those business opportunities more effective through advertising platforms and also through engagement with our tools. So one of the key problems in this transition is clearly keeping people on pages for longer. We know that people stay on a newspaper for perhaps 20 minutes at a time, but on web news websites they spend a much, much shorter period of time. So a key thing is keeping the readers on the pages for longer. Now, how do you do that? We know that video, we know that graphics, that data visualization, we know that maps are engaging content that keep people on pages. And we provide all of those tools for free. So we're very, very actively engaged in working with newspapers, helping to engage the readers, help keep them on the pages for longer, work with them on the advertising platforms that will generate the revenues that could be put back into journalism. And we see that as a virtuous circle, and we're very, very committed to engaging with the newspaper industry on that. Matthew? Sure. I guess. Is it on? Yes.
I guess I'm not a lawyer, so I can't say what, you know, copyright should be or shouldn't be. It feels a little like in Germany, for example, they're deciding is 5 words okay? Is 6 words okay? What about the 7th word? So if you go to 7, that's not okay. But if it's 5 or maybe 4, I mean, it feels like we're talking about angels dancing on the head of a pin. It just misses the entire point, which to me is if you're a newspaper and a tiny excerpt anywhere, a matter of sentences, sums up the entire value that you have to offer your readers, then you have a problem. That's not Google's problem. So Google finds that content and shows it to people. And if there are a certain number of people, that's all they want, those people were probably never going to come to your site and read your content anyway. So once you get them to your site, it's your job to provide more value. That is not Google's job. So on the question of Google friend or foe, I would say Google is far more a friend than a foe. And if newspapers can figure out how to take advantage of those readers, then this whole problem goes away. Chiudiamo, facciamo un primo giro di tavolo, quindi darei la parola a Luca De Biase per una sua osservazione sulla domanda del panel e anche se ha una prima domanda per Peter. Poi passiamo al pubblico già una domanda. Beh, la domanda è: are you not doing evil? Ma il punto è che qui stiamo cercando di capirci. Nel momento in cui non cerchiamo di capirci, andiamo a perdere tutti. E quando cerchiamo di capirci, qualcosa di positivo succede. Non la voglio fare troppo lunga, però fondamentalmente, fino a prova contraria, la parte tecnologia di Google, perché Google è fatta di due parti, tecnologia e raccolta pubblicitaria. La parte tecnologia di Google ha successo se e solo se hanno successo tutte le cose che succedono in rete, perché di per sé Google non ha un valore aggiunto se non quello di aiutarci a trovare, a mettere in ordine il sapere che emerge in rete tecnologicamente. Come ricerca pubblicitaria è un concorrente, non c'è dubbio. È di ieri che Sorella ha detto che Google diventerà più grosso di News Corp come cliente pubblicità, come destinazione della pubblicità. Quindi il problema è come Google tiene insieme queste due anime, una delle quali è orientata alla crescita dell'ecosistema nel suo complesso. E io non riesco a vedere un motivo perché ciò non sia, se non non capendo come funziona l'ecosistema. Dall'altra parte c'è il problema delle forme di monetizzazione che fa Google. E allora noi siamo sempre preoccupati che cambino le regole in modo tale che, per esempio, sulle ricerche emergano prima i link alle attività che Google porta avanti in proprio, nei viaggi, in altre cose. C'è stato sempre questo sospetto, del quale peraltro non abbiamo prove. Così come c'è stato sempre questo sospetto che il lavoro che viene fatto sulla ricerca delle notizie prima o poi diventi una concorrenza alle destinazioni, ai siti che producono le notizie. Però questo tuttora non è provato. Anzi, quando i belgi protestano non capendo bene il valore che Google porta ai giornali online, Google toglie la possibilità di trovarli attraverso Google e loro perdono, non Google. Quindi lì c'è da capirsi. La domanda strategica che si pone l'ecosistema è: Google continuerà a non fare male oppure a un certo punto la finanza di Wall Street,
I bonus degli amministratori delegati, le logiche degli analisti condurranno a voler aumentare i profitti talmente tanto da andare a contrarre il lavoro positivo che Google fa per l'ecosistema o no? Questa è la domanda strategica. Per adesso non c'è prova che questo sia avvenuto. Quindi, se devo terminare con la domanda l'ho fatta all'inizio. Come facciamo a sapere che Google, nella sua logica interna di business, resterà fedele a Don't Be Evil? Posso? Posso, Luca, sì. Cioè, io credo che l'impostazione di Luca sia quella giusta. Cioè, è chiaro che l'interesse di tutti noi, data l'importanza di Google, che è sicuramente la porta di gran lunga, più ampia, di ingresso a internet, ha per tutti noi e ha quindi anche per gli editori, come è ovvio. Detto questo, ci troviamo di fronte a un soggetto, ad un attore di questo mercato che è, come tutto d'altra parte, in continuo cambiamento e mutazione. Google, anzi, cambia e muta, apre iniziative e le chiude con una rapidità che nessuno di noi si può lontanamente permettere, per data l'enorme quantità di denaro che affluisce ogni giorno, ogni secondo nelle casse di Google. Google in Italia, come sapete, pur non essendoci dei dati ufficiali, in Italia raccoglie circa 750 milioni di euro l'anno nel 2012, il che significa che già oggi Google è il secondo operatore pubblicitario sul territorio italiano, cioè solo Mediaset, solo Publitalia fa meglio di Google, fa più di quanto fa Rai in questo momento. Quindi siamo già di fronte a un soggetto di dimensioni stratosferiche, diciamo, rispetto agli altri soggetti. E usa questo denaro molto bene, lo sa utilizzare, e cambia continuamente le proprie proposte. Per esempio, proprio per restare sul motore di ricerca, una cosa che sta evidente agli occhi di tutti, credo basta analizzarla un attimino, si capisce che Google sta sempre di più diventando di fatto un editore. Faccio un paio di esempi per capirci. Un esempio è quello del fatto che oggi voi, se cercate un qualsiasi personaggio, trovate nella colonna di destra di Google una scheda piena di dati su quel personaggio, qualsiasi, da un personaggio storico a un personaggio di attualità, a un politico. Quella scheda è così esaustiva che molto spesso blocca il secondo click. Cioè, se io ho bisogno di sapere quando è nato Bossi o piuttosto che Berlusconi, lì la trovo, non c'ho bisogno di andare ulteriormente avanti, ce l'ho come dato, eh? E come? A me frega, l'età è sempre mi interessa. Berlusconi ha 78. Questa scheda è un prodotto editoriale. Questo è un esempio. Un secondo esempio che posso fare di un cambiamento di Google che danneggia gli editori, ne parlavo poco fa con Barron prima, quindi già lo sa cosa sto dicendo, da qualche tempo nella barra di navigazione orizzontale in alto non trovate più video, ma trovate YouTube. No? YouTube, come tutti sapete, non è un servizio, è un'azienda privata, owned per il 100% da Google. Quindi voi quando fate la ricerca lì, perché è lì che pensate che trovate i video che sono dentro YouTube, non che sono nell'universo della rete. Potete ancora trovare i video, ma dovete andare a cliccare altri, trovate che in fondo ad altri, perché è la V, quindi sta pure in fondo, video, cliccate su video. Ecco, ora, fate una cosa, molti di voi sono collegati, fate la prova. Mettete Papa Francesco, che l'ho fatto ieri, quindi lo so, Papa Francesco. Trovate che su YouTube vengono fuori N video, tutti interessanti, ma soprattutto quelli della Rai che ha un canale su YouTube. Se voi andate su video, trovate Repubblica, Corriere della Sera, Repubblica. Io essendo, come dire, di Repubblica, mi dispiace. E perché quella ricerca è fatta sull'intero universo di internet. La ricerca su YouTube, che è quella che ti viene suggerita dalla barra di navigazione, è una ricerca dentro un'azienda privata. Quindi Google si sta comportando non come, data le sue dimensioni, dovrebbe fare, a mio giudizio, come un servizio pubblico dove ci deve essere una search neutrality, ma si comporta come un'azienda che favorisce i suoi servizi. E questo lo fa anche evidentemente nella pagina di risposta quando mette appunto i propri video, le proprie, insomma, adesso, ma non voglio tirarla lunga.
Sure. Well, again, you've made a few points there. But by the way, on YouTube, you can put your videos on YouTube too. But they have to put my videos on YouTube. You say that if I don't want to put my videos on YouTube, but on the internet, on my own platform, But if you put them on your own platform, you don't have a global reach of a billion people. But that's what you get if you put it on YouTube. But you raise a number of points there. You talk about you were talking about the knowledge graph, which is the panels which give you more information. And I think actually Luca made some similar points about how do you trust Google. The way that Google works is that it is entirely focused on the user. So we are obviously very, very keen to be helpful to news publishers, but we are primarily beholden to the user. And that's why search is evolving all the time to try to give ever better answers and information to users. So if you go back 10, 12 years, what was Google's search engine? It was effectively... it searched for websites, and when you put in a term, it would give you 10 blue links to 10 websites relevant to your search. But as time has evolved, if I put in weather in Perugia, it's pretty clear what I want. I want to know what the weather in Perugia is, and we now work to give you precisely that answer. And I don't know if any of you have seen Google Now, but Google Now is taking this to the next stage, which is effectively search without searching. So each day, it gives me little bits of information that it thinks I am interested in based on the searches that I do. So if I look at Google Now right now, I've only done this in response to Claudio's question, but it says, Arsenal are playing Man United soon, so I'm interested in that. Nearby attractions, Palazzo dei Priori, San Damiano. It tells me what Google stocks are today. It gives me some photo opportunities nearby, nice things to photograph, and there are plenty of them. It asks me if I want to translate Italian into English, because it knows I'm in Italy, and it says, are you interested in Italian-English translation? And it gives me the rate of the euro, and it tells me it's 19 degrees in Perugia. Now, that's pretty helpful to the user, but that is an evolution of search and is the long way from where we were 10 years ago. So the kinds of things that you're describing are... yes, we are doing these things, but we are doing them with the user in mind, because we know that the user wants this information and finds this information useful. You are saying that we don't need publisher anymore. Yeah. No, we're not saying that. We're not remotely saying that. We're not saying that. We don't need newspaper, because Google can answer our question about weather and other kind of... There's lots of questions we can answer. But I think it's certainly very fair to say, and certainly a view that we hold very strongly, that there is a place for high-quality journalism. Of course there is, and we very strongly support and believe in the value of high-quality journalism. I think it is fair to say that you know, so-called low-quality or commodity journalism is really going to struggle in this age, because, first of all, it's extremely difficult to monetize. Trying to put commodity news behind a paywall is very difficult to achieve, because the information is available elsewhere. But high quality commentary journalism, investigative journalism, of course there's a value for that, and of course we want to support it. Microfono in sala. Sì, qua. Presentatevi sempre e fate la domanda. Lorenzo Mannella, freelance. Molto interessante quello che è stato detto sullo snippet di 5 parole. Cioè, queste 5 parole vanno bene, più di 5 non vanno bene. No, questo è una semplificazione. Sì, no, infatti io volevo capire questo. Perché fissarsi su Google? Prima è stato detto Google non sta dando un servizio pubblico abbastanza aperto, comunque... neutrale. Però tutto sommato Google è un'azienda privata, non è un servizio pubblico. Perché allora l'alternativa non potrebbe essere chiedere a Google di non essere indicizzati e magari rivolgersi a Bing o qualcun altro, che è un motore di ricerca? Ci sono dei competitor, perché non rivolgersi ai competitor? E soprattutto, perché Facebook, invece, che manda degli excerpt che sono magari di 20 parole, non rientra in questo caso? Perché, per esempio, Twitter non rientra in questo caso? E non è forse più un caso di tecnologia? Cioè, ora stiamo andando verso modelli di paywall, modelli di abbonamenti. Cioè, io penso a R Sera, io non ho un iPad, quindi non lo leggerò mai.
oppure con l'HTML5 non servirà più né YouTube né altro, uno mette, embedda i video direttamente nella propria piattaforma. Cioè, le soluzioni sono cercabili altrove oppure è solo un problema di scontrarsi con Google per ottenere qualcosa? Luca vuole dire qualcosa? No, ma, infatti, perché il primo intervento che avevo fatto era domande a Google, ma veramente dovremmo farci ancora più domande su quello che possiamo fare noi indipendentemente da quello che farà Google. Fondamentalmente l'accordo francese o belga vale il 2-3% del fatturato di tutto il sistema dei giornali di quei paesi, quindi non è poco. Google ha dimostrato in quei posti di essere disponibile non a pagare il copyright, perché questo è contro la sua logica, ma a sostenere questo sistema degli editori nel percorso che loro devono seguire per innovare. E questo è molto rilevante, perché da un certo punto di vista dimostra che indipendentemente dalla creazione di una nuova legge che li obblighi a fare qualche cosa, della quale francamente io non avverto il bisogno, io preferisco vedere un ecosistema che si autoregola piuttosto che avere l'intervento di Hollande che mette in giro una nuova legge che non c'era prima, che cambia le regole del mercato. Quindi il Google si è dimostrato in quel caso disponibile a investire tanto quanto il 2-3% del fatturato dell'intera industria dei giornali in innovazioni, in accompagnamento all'innovazione di questi editori. Il punto lì è stato di dire, secondo me, che prima di tutto gli editori dovrebbero rendersi conto del fatto che devono innovare. Cioè non si salveranno con delle leggi, non si salveranno con delle leggi, anche perché se aspettiamo le leggi, vi ricordo, cosa che mi diverte sempre ricordare, che può capitare che le leggi vadano anche in altre direzioni. Per esempio il governatore del Veneto si oppone, visto che abbiamo parlato delle previsioni del tempo, nella settimana scorsa ha detto di nuovo per la terza volta che non vuole che vengano fuori le previsioni del tempo sul Veneto che dicono che piove la prossima weekend, perché questo danneggia gli albergatori, no? Allora, se andiamo avanti a leggi, va a finire che non sappiamo se piove o no e dobbiamo andare a verificarlo di persona. Quindi il problema è, cerchiamo di capire dov'è il punto. Il punto è che strategicamente dobbiamo stare attenti come ecosistema a controllare passo per passo le mosse di Google, perché rimanga un operatore che favorisce la qualità della rete nel suo complesso. Dall'altra parte, gli editori, io non sono un editore ma lavoro per uno di loro, faccio il tifo e faccio con tutte le mie forze quello che posso perché gli editori si innovino. Ed è possibile, come ci suggeriva l'intervento, che non sia finita qui con l'innovazione per quanto riguarda l'organizzazione dell'informazione che c'è in rete, il reperimento delle informazioni, la capacità di capire per il pubblico dove andare a cercare le informazioni. È anche possibile che, capendo gli editori che non possono campare senza comprendere bene e partecipare profondamente all'innovazione tecnologica, che gli editori imparino a fare innovazione tecnologica, e c'è anche il caso che la facciano meglio di Google per il loro settore, per le loro cose. Non vedo perché questo debba essere impossibile, e se ci mettiamo in quest'ottica c'è lavoro per un sacco di gente. Could I just add a word on that? I mean, it's extremely good points that Luca made. It was only very friendly. But in terms of innovation, we're very, very keen to work with the newspaper industries and with industry and with editors, putting together editors with technologists. And I'm not sure if Bertrand from the Global Editors Network is here. Oh, there he is down the back. But the other session that we're doing tomorrow is with the Global Editors Network, talking about data journalism awards. And we've, over the last couple of years, we've worked very closely with Jen
on both the Data Journalism Awards and also the Editors Lab. And what Editors Lab is all about is taking editors from newsrooms of the news organizations in a particular country and putting them together with developers and technologists and seeing what they come up with. And I think that's a great way of, particularly of exposing editors and journalists to the possibilities of technology that they perhaps haven't thought about before. So we're very, very committed to doing that. Peter, I had a question. How can Google, you know, come to an arrangement or cut a deal or whatever you want to call it with Belgium and France, and then not, how can you sort of justify doing that and then not do the same thing for every other country? Well, if you look at the pattern of our activities in different countries around Europe, of course, some of the things we're doing involve the publishing industry, but other things perhaps involve wider industries and politicians and other concerns. So I think if you take Europe as a whole, for example, you can see that we are very committed to investing in a range of different projects in different countries, depending on the particular issues in that country. So, for example... On whether they sue you? Well, look, I mean, clearly we are in favour of harmony. Harmony is a good thing. But I think that, for example, in the UK, we have committed to startups. So we've committed to something called Google Campus, which is a building in East London aimed at helping the startup community get up and running. In France, we've done stuff with the Cultural Institute, the Google Cultural Institute, which is aimed at helping cultural organizations get their content online. In Germany, we've worked with the Humboldt Institute around the internet and society. So we work... But if it's just about news... I know we're just... Yes, but what I'm saying is you should see what we've done with the news industry in some countries in a wider context, wondering, doesn't it make it harder for Google to argue that it's about search and it's about the ecosystem and you can take your content off Google if you want, isn't it hard to make that argument if you've already cut a deal with France? Well, the agreement in France is fundamentally a business agreement, and it's a business agreement which the elements of which apply to many countries around the world. But it's also true to say that the innovation fund that we set up for France is replicated, I wouldn't say on the same scale, but it is replicated in many different ways around the world. So, for example, we've invested heavily with the Knight Foundation in the States, or the IPI in Vienna, in Europe, in schemes around digital innovation for journalism. I mentioned GEN, that's just one other example. We do a lot of work around the world, and we invest a lot of dollars in digital innovation in journalism. Ok, Claudio, poi la domanda qua. Sì, no, io volevo in parte rispondere alla domanda di prima, cioè e in parte anche rispondere alle cose che hanno detto sia Peter che Luca. Cioè, è vero che gli editori certamente non hanno brillato in Italia, come in tutta Europa, perlomeno in parte anche negli Stati Uniti, per innovazione. Non sono degli innovatori. D'altra parte gli editori hanno una storia alle spalle, in alcuni casi di centinaia di anni, in alcuni casi di molte centinaia di anni, sono giornali europei che hanno 300 anni di vita alle spalle, e il business editoriale era un business talmente, come dire, maturo che l'innovazione non era nelle corde degli editori. Questo è un problema culturale, capisco che sia, come dire, banale ricordarlo qua, ma in qualche modo questo è una difficoltà che esiste da una parte. Dall'altra, alla domanda di prima, perché non andate su Bing? Sì, si può andare anche su Bing. Il mercato oggi in Italia è tale per cui Google copre, diciamo, il 92% della ricerca in Italia, molto più di quanto è negli Stati Uniti, dove credo che sia intorno al 75%, qualcosa, just 75%, something like this. E quindi per noi Google è fondamentale, cioè nessuno di noi vuole uscire da Google, nessuno vuole, no, e così come nessuno di noi vuole uscire dagli aggregatori. E capiamo anche come editori, qui, anche se io faccio giornalista, ho fatto giornalista nella vita, ma mi è capitato di dover prendere questa parte degli editori. Noi abbiamo, come dire, tutta una serie di situazioni che oggi
particolarmente in Italia vengono considerate normali, che invece sono totalmente anomale. Ne faccio un esempio tra i tanti possibili, che voi conoscete sicuramente, che è quello delle rassegne stampa online. Come sapete, molti di voi sanno, da qualche settimana la Camera dei Deputati non fa più una rassegna stampa online gratuita per tutti. Dice, siamo tornati indietro nel tempo. Bene, io ho fatto una piccola indagine in Europa, non c'è nessuna istituzione europea di nessun livello che fa una rassegna online gratuita. Quando all'estero si dice in Italia c'è questa cosa e la fa contro la legge la Camera dei Deputati, noi in Italia non ci stupiamo di questo, che la Camera dei Deputati sia la prima a violare la legge, ma all'estero fa un po' specie. Allora, questo è il problema. Noi, che Google sia uno straordinario servizio, che Google sia una straordinaria azienda, che abbia una capacità innovativa fantastica, è vero. È anche vero che con le sue pratiche, che giustamente, come dice Peter, vanno incontro alle necessità degli utenti, vanno contro però alle, come dire, alla possibilità delle aziende di avere delle revenue e quindi evidentemente poi non solo di crescere ma anche di innovare, come dice Luca. Vi faccio un ultimo esempio e poi mi taccio. Noi abbiamo, un gruppo Espresso ha acquistato poche settimane fa un'azienda che si chiama MyMovies, che forse conoscete, che è una, diciamo, dei siti più usati per... Se voi andate su Google adesso e cliccate, mettete cinema a Roma, trovate tutti i cinema romani, se avete tutti gli attori potete cliccare sugli attori, vi appare la scheda di fianco, potete cliccare. Google è un editore, non stiamo più parlando di un servizio, cioè è un editore. E su questa cosa qua so che non è una questione di parole, come dire, di una questione di intenderci cosa sono le parole. Google sta diventando un editore e quindi, se Google sta diventando un editore, il pericolo che paventa Luca non è un pericolo, è una realtà. Cioè Google già oggi sta facendo dei lavori al posto di altri che sottraggono e li fa utilizzando, ben inteso, i contenuti di altri. Non è che Google produce contenuti, Google utilizza e fa quello che fa un aggregatore, utilizza i contenuti di altri e fa l'editore. Io credo che questo sia già oggi qualcosa che va contro, e vorrei che Luca su questo mi desse il suo parere, quello che è la missione della search di Google. Domanda dal pubblico? Massimo Chiriatti. Fino adesso abbiamo parlato e stiamo parlando della notizia una volta che è pubblicata, quindi la diffusione della notizia legale o illegale, e stiamo guardando il revenue e l'utenza. Io invece vorrei spostare un attimo l'attenzione prima della notizia che fosse pubblicata, cioè nel momento in cui stiamo producendo questa notizia. Io credo che un editore oggi non possa far uscire un giornale domani senza utilizzare gratuitamente Google oggi. Nel senso che lo strumento che noi utilizziamo oggi, Google, per produrre una notizia domani, ci dà un beneficio in termini di efficienza, di costi, di persone, di tempo. Credo che gli editori, senza Google, utilizzandolo come strumento, siano ancora più in crisi di quella di oggi, insomma. You want to comment on it? Yeah, I mean, I certainly agree very strongly with that. And you know, I was a journalist at the BBC for many years, and when I started at the BBC in 1990, you know, it's incredible what we didn't have then that we now have. We didn't have the internet, we didn't have mobile phones, and if you wanted to find out a story that had been published in a newspaper in the past, you'd walk down the corridor to a place called News Information, and you would ask the clerk in the room, "Can I have recent articles about Perugia?" And he would give you a cardboard envelope, and you would open it up and you would sift through yellowing cuttings about Perugia, and the article you were looking for may or may not be there. I remember doing that. And that was only 25 years ago, even less than 25 years ago. So
It is astonishing what has happened in the interim, and the tools that are now available for journalists, which are for the large part completely free, and some of those are obviously Google's tools, some of them are from other organisations. I mean, if you think about Twitter, you know, when I started in television, you know, the junior person on the team would be sent out of a morning to gather opinions of the man in the street with a camera crew, and that would be a very expensive use of his morning, you know, to gather a few, you know, not terribly august thoughts from the members of the public. Today we can get those thoughts from members of the public in a second from Twitter, and they have no more or less value, but they're a hell of a lot cheaper to harvest. Vuoi rispondere a Claudio? Beh, sono imbarazzato dal cercare di rispondere, perché vorrei farlo nel modo più obiettivo. Credo che l'editoria sia nata dalla stampa, cioè dalla tecnologia. Quando si è inventata la stampa, hanno cominciato a stampare i libri. A un certo punto uno stampava un libro che aveva un grande successo, e quindi qualcun altro lo stampava anche lui. In Inghilterra hanno detto: ok, il primo che lo stampa ce l'ha per circa 12 anni solo lui. Lì è nata l'editoria, che è un'unione di una tecnologia con il copyright. Quella tecnologia consentiva di difendere il copyright in maniera molto precisa. Negli ultimi tempi gli editori non hanno più il controllo della tecnologia. Ultimamente stanno cercando di impararla, e in futuro io mi auguro che la faranno. Ma per adesso, non avendo il controllo della tecnologia, hanno perso anche il copyright. Questo più o meno è il discorso. E per difenderlo si allacciano soltanto alla questione della legge che deve difendere. Deve essere un passaggio, perché alla fine la produzione di informazione non è gratuita. Informazione di che tipo? I cinema, le bio e il meteo, che sono i casi che ha citato Claudio, che ha giustissimamente osservato che questo porta Google verso fare l'editore, sono contenuti che non sono prodotti dal lavoro dei giornalisti. O sbaglio? Le bio vengono da Wikipedia, credo, fondamentalmente, giusto? No? Sì. All by algorithm, yeah. Se le meteo, noi giornali li compriamo da qualcun altro, giusto? Che effettivamente paghiamo, non so come, perché ci sono revenue sharing e altre cose. Quindi lì uno si deve domandare se dovrebbe pagare Google qualche cosa della parte di costo che si paga a chi fa i meteo, ma sono certo che Google usa quei meteo che vanno in giro gratis e che non paghiamo noi. È vero lo stesso più o meno del cinema: noi sappiamo che cinema lo mettono i cinema, no? E poi li aggreghiamo nei nostri giornali, ma va in giro. È un po' come la borsa. La borsa è la fonte delle fonti per sapere come vanno le azioni. Non è che se Google porta le quotazioni di borsa ci toglie una prodotto del nostro lavoro giornalistico, ci toglie una posizione che noi avevamo nella filiera della distribuzione di informazione in passato. Del resto, quando lo ha fatto Yahoo, nessuno ha fatto grandi sollevazioni, e Yahoo ha preso un sacco di traffico al Sole 24 Ore, il mio giornale. Perché noi non abbiamo protestato? Perché non era nostra roba, no? Allora, il problema veramente è quando noi facciamo noi la ricerca, tiriamo fuori dell'informazione e cerchiamo di farla sapere in giro. All'interno di un mondo di senso, che è la Repubblica, che è il Sole 24 Ore, che dà valore alle singole informazioni che produciamo. Quello è un mondo che dobbiamo difendere e rivalutare investendo in innovazione tecnologica. Sapendo che se non facciamo niente qualcun altro lo farà, non è che non lo fa nessuno, e anche Google, non vedo perché no,
si potrebbe un giorno decidere di prendere 8.000 giornalisti e fare il giornale più ricco della storia, perché non c'è nessuno che glielo possa impedire. Quindi prima che arriviamo lì, visto che loro hanno preso un sacco di gente per fare le fotografie del mondo, hanno inventato una nuova interfaccia con il mondo, con le mappe. Io credo che questo, non ce lo dimentichiamo, hanno creato un nuovo contesto per l'informazione. E giustamente Massimo dice, hanno abbassato i costi di produzione dell'informazione. Insomma, non la possiamo vedere solo da un punto di vista. E quindi, se dobbiamo perdere il cinema, perdiamoli, non li abbiamo fatti noi. Ma prima che si mettano a fare anche le notizie, facciamo qualcosa. Sorry, can I just wanted to, just to say a word about the knowledge graph and how that works, and also to answer your point about should Google buy a whole lot of journalists and start creating content. No plans in that area. Although I've learned with Google never to say never. But in a month. Yeah, the you know we are a technology company. They're fundamentally run by computer scientists and people and algorithms and no human involvement in creating the content. So I think we would probably be very bad at journalism or creating other content. But just a word about how the knowledge graph works. That is information drawn some of it from public sources on the open web. Some of it is licensed. And we also draw information from what people are searching for. So we know that if millions of people around the world are searching for Brad Pitt, many of those people are also search for Brad Pitt's wife, and therefore we give you information about his family and other things that so you'll see when you search for Brad Pitt, you say people also searched for Angelina Jolie, Jennifer Aniston, in Italy they would say, leave my wife alone. So that's just a word on the knowledge graph, but no plans to get into journalism content. Yeah, I wanted to say I have a lot of sympathy for Claudio and for not just you, but newspapers in general, because you know, they do have 100 years. Non è amplificato. No. No? How about now? Yeah. Okay. I do have a lot of sympathy for Claudio and... Okay. And not just for Claudio, but for newspapers in general, because they do have a huge long history. But it's not Google's fault that newspapers didn't innovate. It's not Google's fault that newspapers saw Google. Google's been around for, 8 years as a public company. It's not Google's fault that newspapers spent those 8 years doing virtually nothing to try and adapt to the web or become more, you know, smarter about how their information works. That's not Google's fault. The thing I'm afraid of is that Google's focus, as Peter pointed out, that focus on the user and what the user wants and how they want it and when they want it is the only thing that matters. Newspapers suing Google and getting laws passed so that if you use 6 words instead of 5, you have to pay something is not going to help newspapers solve the fundamental problem, which is figuring out what their users want and giving it to them. And all of that, I think, is a distraction. If Google focuses on users completely, they will win. Abbiamo una domanda qua. Se c'è qualche altra domanda, alzate la mano e prendo nota. Hi, I'm Greg Gallant from Muckrack, and I know that Google News has integrated very deeply with Google Plus, as are all Google products. So my question is, how important is it for journalists to have Google Plus profiles? And also, how much longer until Google Plus Hangouts make it unnecessary for us all to come to Perugia and we can all just chat on our webcams instead? Yeah, well, I mean, just before we were talking with Matthew about, are we on? Is that on? It's always, you have to leave it always on. Yeah, sorry, it just for some reason went off. We were just chatting before about the integration of Google Plus in Google News, because news is becoming increasingly a social thing. And of course, news coming from the news industry is very, very valuable. But so is commentary and recommendations on that coming from social media. So the demise of Google Reader, for example, was much lamented by many people out there. But actually,
The way that people consume news has moved on, and many people are finding that through Twitter or Google Plus, news can be much, much more valuable when it has a social aspect. And then you mentioned Hangouts. I mean, I was talking earlier about free tools that are available for any journalist organization to embed on their website. One of those great tools is Google Hangouts, which is effectively the ability to do video conferencing with up to 10 people anywhere in the world for free, which is pretty extraordinary if you think about it. If you go back 5 years and you said and asked, would that be possible, you'd have said that you wouldn't have believed us. So, yes, those kinds of tools have extraordinary power, and we're actively encouraging and working with news organizations to use those tools more effectively. But, Peter, that actually raises a good point. If you don't create a Google profile and you don't have a Google Plus, you know, page, and you haven't filled out sort of the Google author, you know, indexing so that it finds you better, then you effectively become less findable and Google sort of ranks you lower. I mean, that benefits Google more than it does the journalist. As with everything that we've been talking about, you want your content to be found. That's good for you as a journalist, and it's good. You know, it's good to promote yourself as much as you possibly can. Oh, of course, you may decide to do it on Google Plus. You may decide to do it on other platforms as well. Or most journalists, to be honest, do it on every available platform. But surely, if you're a journalist and you want to find readers, you want to be found. So you have to open a Google Plus profile if you didn't. I do have one. It's not obligatory, but you might. I never use it, but I do have one. Gianpaolo Accardo, PressaEuro.eu. Se Google aggrega, mostra dei contenuti che sono già pubblici, verrebbe da dire dov'è il problema? Il problema eventualmente è che guadagna soldi dalla pubblicità che fa quando mostra i risultati, ma questo non è un problema editoriale, questo è un altro tipo di problema. Eventualmente il problema sono i giornali o le fonti che usano altre fonti senza citarle, e in quel senso fanno un lavoro di aspirazione del lavoro di altri senza retribuirlo, ma francamente verrebbe da dire dov'è il problema con Google News. Just a word on advertising and how we make money and don't make money. You know, a lot of people make the assumption that Google News is making money from the contents of news publishers, and we're not. Google News does not carry any advertising, and the advertising occurs when you click on the story and go through to the publisher's site, and the publisher makes more. We only make money if the publisher makes more money. So that's how the money is made, and in terms of we've touched on this many times, but yes, it's entirely possible if you don't want your content to be found to remove it from Google search. It's a simple piece of code, robots.txt, that you could include on your site, which will mean that it doesn't show up in Google search, and that's something that any publisher can take advantage of. Vuoi dire qualcosa? No, io credo che Google sia una fantastica azienda, non lo dico sempre perché quello è un'azienda. Questa fiducia fideistica, questa fiducia, questo credito, insomma, questo dar credito che Google quello che fa lo fa per l'utenza, lo fa per migliorarci la vita, lo fa per renderci più facile il nostro lavoro, è tutto vero. Che tutto questo sia fatto per il bene pubblico, ho qualche dubbio, è fatto perché Google è un'azienda che vuol fare tanti soldi, e anche questo è del tutto legittimo, però, io forse perché sto da una parte, mi pare evidente, non di averlo dimostrato, però certamente io questa adesione appunto fideistica a quello che dice Google, che fa Google, non me la sento di darla, ma non me la sento di darla sulla scorta di quello che io già conosco, Quindi io vorrei riuscire un giorno
e non sulla scorta di decisioni di un tribunale piuttosto che di un'authority, piuttosto che a sedermi con Google e a ragionare con Google in maniera seria sulle cose che possiamo fare assieme. Ma Google questo paese per paese non lo fa, lo fa solo quando è costretta a farlo, solo quando è costretta a farlo. Altrimenti Google sostanzialmente è molto aperta nelle discussioni pubbliche, io do atto a Peter di questo perché è come tutti gli altri con cui ho parlato in questi anni di Google. Ma poi dopo, nei fatti, se non c'è qualcosa che lo costringe a venire in qualche modo a trattare con le parti, non vuole trattare in nessun modo. Tant'è che l'accordo lo fa in Francia perché è costretto a farlo e via di questo passo. No? E vi ricordo, en passant, anche se questo conta poco, che Google lo fa in Francia perché dietro c'è la minaccia non marginale di un pagamento di una multa di intorno ai 2 miliardi e mezzo di euro per evasione, o meglio per elusione in italiano, elusione di tasse. In Italia Google, come sapete, paga una cifra intorno sui 750 milioni di dollari di euro di ricavi annuali. In Italia Google paga una cifra che è intorno, credo, è inferiore ai 20 milioni di euro. Chiaro che tutto questo poi ci sposta su un altro piano, ed è il piano del fatto che non c'è una equità di comportamento, equità di posizionamento tra le multinazionali, e quindi qui certo c'è Facebook, qui c'è Apple, qui c'è Amazon, qui ci sono, e le aziende che operano sul territorio nazionale, cioè a parità. Cioè noi paghiamo di tasse, noi editori, ma tutti voi, paghiamo di tasse su quello che ricaviamo una cifra che è infinitamente superiore a quella che Google paga, non solo in Italia, ma che paga a livello europeo, perché come sapete col sistema del Double Dutch i soldi poi finiscono solo in America e giustamente gli americani tutelano Google come la Madonna Santissima. Per cui da questo punto di vista, bisogna che questa... Google è buona, Google ci fa risparmiare, Google ci aiuta, Google fa di gran lunga i propri affari in maniera straordinariamente efficace, e io da questo punto di vista sono un grande ammiratore di Google. Lots of points there again, but on the tax point, we pay tax on profits, not on revenues, and we pay corporation tax based on where the value is created. Not where the products are consumed, and of course the products are created. Sorry, the value is created in Italy because you don't pay taxes in Italy, you pay taxes in Ireland, and then you go to Luxembourg, and then Holland, I don't know, and then you go to United States. You don't pay on the value that the Italian firms and the Italian pay to product pay products here in Italy. When you buy advertising from Google, you buy it from Google Ireland, and that's the way it works, and that's the way advertising on the Italian viewers and the Italian users see on their sites in Italy, not in Ireland. It's something different. Well, Claudio, but isn't it a problem of European law? Sure. Yeah. I mean, sure. They take advantage of what we do, right, as Europeans. Right. It's another debate for another night, but certainly, I mean, our view on that is that there are discussions going on now at the OECD, and that's the right place for those discussions. A couple of other points you made there. You talked about Google is a company that wants to make revenues first and foremost. Well, actually, if you look at our history, we figured out how to make Google search work about 2 years before we figured out a way to make money out of AdWords. And the other point, and I think this has come up again and again and again, it's about can you trust Google? Well, the key point about Google is that there is absolutely nothing to stop people from switching and going to other services. The only thing that keeps people coming back to Google day after day after day is the trust and the value of the service that we provide. And if we started abusing that or misusing our undoubted power and wealth, then users would go away from us in droves extremely quickly. And you've seen in recent years how fragile the technology ecology is. If you don't do the right thing by the user, they will disappear in an instant. Abbiamo tre domande al pubblico e se le fate velocemente magari riusciamo a rispondere a tutte e tre. Mi chiamo Sandro Marchetti, mi occupo di comunicazione digitale.
tutta questa discussione rischia di essere un po' confusa. Io, anche se sono un addetto ai lavori, potrei dire di essere un po' confuso, perché si stanno mescolando tutti i mestieri che fa Google. Quindi da un lato c'è magari una critica a una specifica attività che tocca magari il tema My Movies, dall'altro lato si mette in evidenza la quantità straordinaria di servizi, anche di modelli, di piattaforme che Google rende disponibili. Quindi credo, e lo chiedo a voi come relatori, di esprimere quanto più possibile delle posizioni mirate. Ad esempio il tema che è stato sollevato prima, adesso mentre parlavate io ho fatto la ricerca, Roma Cinema trovi dei contenuti che non si capisce da dove vengono, se li clicchi vedi l'intera lista dei cinema di Roma con i film, gli orari di programmazione e sei sempre dentro Google. Quindi questo tipo di attività è un'attività da editore / aggregatore. Io capisco la preoccupazione di un editore digitale come My Movies, che poi sia stato acquistato da un editore legacy, che dice no, un momento, quello che è un motore di ricerca sta facendo il mio mestiere. Può darsi, sentivo la risposta, può darsi che sia quello che aspetta il consumatore, però c'è una commistione di ruoli che può creare un problema nel lungo termine. Allora facciamo il giro di domande veloci, poi facciamo un giro di tavolo, perché purtroppo mi hanno detto che la struttura chiude, quindi alle 19:50 dobbiamo interrompere, quindi abbiamo 10 minuti. Sì, poi mi prego, veloci. James Matana-Lacan, sono un corrispondente del Financial Times a Bruxelles. Io lavoro per un giornale dove per consumare i contenuti bisogna pagare. Penso che in un certo senso il peccato originale fosse stato quello di dare i contenuti gratis, 10, insomma, quando abbiamo cominciato a metterli online. Però c'è un altro problema, penso che legato a Google, il fatto che di fatto ha un monopolio per quanto riguarda il settore della ricerca. Una questione che sta avvenendo, cui Google sta negoziando con la Commissione Europea per regolarizzarlo, però è un fatto che loro fanno il loro lavoro molto bene, quindi hanno di fatto un monopolio naturale, però mi chiedo se secondo voi ci voglia maggiore regolamentazione. Allora, sono Dario Salvelli, mi occupo di marketing digitale. Volevo fare... Ok. Un appello a Peter, non chiudete Google Reader che è un ottimo servizio, non c'entra nulla con Google. Poi avevo tante domande, ne faccio una sola. Volevo sapere come si comporta Google e Google News nei confronti dei sponsored content dei giornali. Content. Notizie sponsorizzate. Ultimissima flash. Proprio un flash sulla questione della riproduzione degli articoli. È apparso in tutti gli articoli in rete l'indicazione riproduzione riservata proprio ai fini della successive vertenze con Google, e sotto c'è il tasto di sharing. Francamente, questo sistema mi pare un po' contrario a quello che è l'evoluzione. E poi la creazione di un diritto connesso, così come viene proclamato, come verrà introdotto adesso in Germania. Non si ritiene che questo sia il rispondere con un vecchio assetto normativo a esigenze del tutto nuove in una dinamica completamente cambiata? Commento finale di un minuto. Sì, ma rapidissimo. Comincio da quest'ultima cosa. Sono abituato in queste situazioni a essere considerato, come dire, un residuo del passato, un residuato bellico magari. Non credo che sia così, cioè credo che gli editori stiano facendo il possibile dove possono, dove hanno le possibilità per farlo, per rinnovarsi, con tutte le critiche che si possono fare agli editori, di cui probabilmente concordiamo il 99%. Non è vero che gli editori hanno messo riproduzione riservata, come era previsto dalla legge del 1942, in fondo ai pezzi, per contrastare Google, non è questo. Quella è stata fatta per le rassegne stampa ed è stata fatta per gli aggregatori, che sono una partita diversa e alla fin fine forse anche più importante di quella di Google, perché diciamo, tra virgolette, l'utilizzazione illegale dei contenuti degli editori da parte di altre strutture, non Google con i snippet, è molto più pericolosa e ha prodotto molti più danni all'editoria probabilmente di quanto non abbia prodotto Google. Se in Italia
sapete il, diciamo, il precipizio della perdita di copie dovute a tante ragioni, quindi non certamente questa come prima, ma una delle ragioni è sicuramente il fatto che una volta in Italia esistevano le mazzette esistono ancora, ma in un altro senso, mazzette sono quelle, le copie dei giornali, le più copie dei giornali che nelle aziende venivano distribuite ai dipendenti piuttosto che nelle partiti, piuttosto che nelle associazioni, eccetera, nelle istituzioni e quant'altro. Quelle sono completamente scomparse per la nascita appunto delle rassegne stampa online, e questo è un problema enorme che con quella cosa riproduzione riservata abbiamo. Ma intanto i buoi erano scappati insieme alle pecore, ai gatti, a tutto, e quindi quindi quella roba da recuperare sarà molto molto difficile. Luca? Velocissimo, anche se gli stimoli del pubblico sono stati molto importanti, non riesco a risolverli tutti, ma primo, Claudio ammira Google per la capacità di fare soldi, io del Sole 24 Ore ammiro la Repubblica per la sua capacità di fare soldi in questo periodo, e quindi ci sono anche editori e editori diversi, insomma, e questo va detto ed è importante. Il Financial Times ha dimostrato che si possono introdurre dei sistemi per far pagare i contenuti, perché c'è stato un periodo in cui non si facevano pagare, e lo ha fatto con una web app. Oltre alle altre attività che ha fatto, per quanto riguarda l'iPad ha fatto una web app, che significa che non passa dall'App Store, quindi non paga il 30% della store. Io questo lo sottolineo per dire, non è finito il mondo, cioè si ricomincia, ci sono un sacco di cose da fare, e appunto la Repubblica, ma persino il Sole 24 Ore se ne fanno. Quello che dobbiamo riuscire a dimostrare è che è un valore per la gente venire a stare nei nostri siti, nelle nostre app, perché ci trovano un mondo di senso, come la Repubblica ha sempre dimostrato di saper fare, il Sole 24 Ore fa. Quello è il nostro business, e all'interno di quello dobbiamo innovare. Dopodiché, se Google, e questo è il punto, abusa di una posizione dominante in un settore per conquistare altri settori, va contro la legge. Last comment? Yeah, I know we're short on time. I would just go back to what I said earlier. Newspapers, I mean, the question Google, friend or foe, probably mostly friend, maybe a little bit of foe, but blaming Google is the wrong strategy, and attacking Google is the wrong strategy. It's like blaming the clouds for the fact that it's raining and then trying to sue the clouds to stop raining. I mean, you can't, it's either adapt or die. And Google is a reality. The way information moves now is a reality. That's not Google's fault. Google is taking advantage of it and newspapers are not. Ringrazio Peter per essersi prestato a questo confronto e lascio a lui l'ultima parola. Last word. Yes, so Google friend or foe, if we're the foe, we're behaving in a very strange way, I would say. We're definitely the friend. We're absolutely committed to being helpful and supportive in what is a... We're not on. I'll start again. We are definitely the friend. We don't seek in any way to be a foe. Of course, the internet has been a hugely disruptive force. Of course, journalism is going through tough times, but we are very keen to be as supportive as possible. I think that is shown in our actions, and apologies for Google Reader. Grazie a tutti, buonasera. Grazie. Claudio.